Buonasera, colleghi, colleghe, amici e amiche. Come a ogni fulmine succede il tuono, così a ogni DL, ahi noi, succede un DPCM. Quindi eccoci a vedere stasera il nuovo DPCM che si applica da oggi, 4 dicembre, giorno di Santa Barbara, memoria di Santa Barbara. Fino al 15 gennaio 2021, quindi insomma sono tot di giorni, salvo eventuali modifiche. Quindi 4 dicembre, 15 gennaio. Vediamo subito le cose che ci interessano. Partiamo come al solito dalla zona gialla. Eravamo abituati al cosiddetto coprifuoco dalle 22 alle 5, che rimane confermato. Mentre per la serata del 31 dicembre, dalle 22 fino alle 7 del mattino, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti, come al solito, motivati dalle ormai solite motivazioni, comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. C'è la raccomandazione solita che abbiamo già visto di non spostarsi, ma vabbè, le raccomandazioni sappiamo tutti quello che valgono. Dal 21 dicembre al 6 gennaio, quindi 21 dicembre 6 gennaio, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. Questo a prescindere dal colore. Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre e del 1 gennaio 2021 è vietato inoltre ogni spostamento tra comuni, salvo i soliti spostamenti motivati dalle comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivazioni di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, ovvero come al solito domicilio o abitazione, mentre è escluso lo spostamento verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma. E nel caso delle giornate del 25-26 dicembre e del 1 gennaio, anche se ubicate in un altro comune. Questo lo avevamo in realtà poi di fatto già visto. Altra innovazione, riaprono le biblioteche, quindi rimangono chiusi i musei, ma non erano state poste delle deroghe per le biblioteche. Adesso potranno riaprire le biblioteche, ma ovviamente dovranno offrire servizi su prenotazione. Stessa cosa. Potranno fare gli archivi, quindi anche gli archivi possono riaprire, ma ovviamente rispettando i protocolli, comunque le misure di sicurezza relativi all'emergenza epidemica, ma potranno farlo. Quindi archivi e biblioteche riaperti. È stato previsto che dal 7 gennaio il 75% della popolazione studentesca potrà svolgere l'attività didattica in presenza. Per quanto riguarda, ecco, il problema delle attività commerciali, che sono sempre uno dei punti dolenti nostri, nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili. Finalmente il legislatore ha capito che è bene ampliare lessicalmente la varietà di esercizi commerciali, anche se in realtà, secondo me, è semplicemente una esplicazione per fare maggiore chiarezza. Ma staremo a vedere. Ad eccezione, come al solito, delle farmacie, delle parafarmacie, dei presidi sanitari, ovviamente per i punti vendita di generi alimentari, in aggiunta che prima non c'era, prodotti agricoli e florovivaistici, ovviamente i fioristi, perché sotto le feste direi che è un'ottima idea, i tabacchi e le edicole. A questo proposito, voglio ricordare che il 7 dicembre, lunedì, è
un prefestivo, perché l'8 poi è festivo, quindi ci troviamo a una chiusura di ben 4 giorni, 5 dicembre che è sabato, 6 domenica, 7 che è lunedì ma è prefestivo, dell'8 che è l'Immacolata, festivo. Ok. Fino al 6 gennaio del 2021 l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle 21. Per quanto riguarda le attività dei servizi di somministrazione, sono consentite dalle 5 fino alle 18, quindi tornano ad essere consentiti dalle 5 alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo ovviamente la questione che siano tutti conviventi. Dopo le 18 torna ad essere vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai clienti che siano alloggiati. Ma il 31 dicembre, a partire dalle ore 18 e fino alle 7 del 1 gennaio, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive rimane consentita solo col servizio in camera, scusate, perché abbiamo visto che sono stati, secondo me, degli irresponsabili, sedicenti influencer, come adesso va di moda, no? Che hanno affittato tutta una serie di camere in cui non sono neanche andati ad alloggiare poi, ma semplicemente per potersi permettere la cena in terrazza e poi metterla ovviamente condividerla su Instagram e dare il buon esempio, alla faccia del buon esempio, a milioni di follower. Giustamente in questo caso devo dire ne ha fatta una buona secondo me il governo e ha detto bene, il 31 dicembre, se volete fare furbetti, dovete inventare un altro modo per farlo, perché anche questo gli è stato vietato. Bravo, una volta tanto spezzo una lancia a favore del governo. Resta ovviamente sempre consentita la ristorazione con la consegna a domicilio, e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Una innovazione, giusto per curiosità, perché poi alla fine non so quanto ci interessi, però. Allora, erano da sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e di riferimento dei carburanti lungo le autostrade. Hanno aggiunto gli itinerari europei E45 ed E55. Poi rimangono gli ospedali, gli aeroporti, i porti e hanno aggiunto, perché se l'erano dimenticati l'ultima volta, gli interporti. Rimane sempre ovviamente l'obbligo del rispetto della misura di 1 metro. Nessuna novità, nel senso che anche i servizi inerenti alla persona continuano ad essere consentiti a condizione del rispetto dei protocolli, per cui. Ma nulla di nuovo per quello. Una novità sui comprensori sciistici che sono chiusi e sono utilizzabili solo da atleti professionisti e non professionisti, ma riconosciuti di interesse partecipanti a gare, riconosciuti, cioè la solita manfrina che sappiamo. Ok? Con però una novità, che dal 7 gennaio gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali. Ma ovviamente anche in questo caso subordinatamente all'adozione di apposite linee guida che devono essere adottate dalla conferenza delle regioni e validate dal comitato tecnico-scientifico per evitare aggregazioni o comunque assembramenti di persone. Nella zona arancione rimane mutata quella che era la normativa previgente. C'è solo l'aggiunta, anche in questo caso, degli itinerari europei E45 e 55 per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione, rimane immutata la zona rossa, cioè le prescrizioni della zona rossa. Come dicevamo, appunto, si conclude il decreto dicendo che si applica dal 4 dicembre fino al 15 gennaio.
Chiudo con una nota della mia regione perché pare che da domenica prossima il ministro emetterà un'ordinanza che la riporterà al colore giallo. Quindi per chi lavora, chi vive in Emilia-Romagna, pare che da domenica si torni in zona gialla. È uscito su tutti i giornali, quindi presumo che così sarà. Non ho ancora trovato l'ordinanza del ministro, perché questi parlano sempre prima di scrivere. Vabbè, no comment. Finisco qui, quindi aspettate la comunicazione ufficiale per l'Emilia-Romagna e per le eventuali altre regioni. Finisco qui, auguro a tutti una buona festa dell'Immacolata e sicuramente ci risentiremo ancora per gli auguri o chissà per quale altro motivo legato al Covid, purtroppo. Saluti a tutti.